Buonasera e benvenuti a Motore Salute TG. L'ultima scoperta tecnologica in campo sanitario è il preservativo 4.0 che rileva prestazioni e malattie. Non si tratta di un preservativo vero e proprio, ma un anello riutilizzabile da posizionare sulla base del preservativo che ha la capacità di frenare il contagio da malattie sessuali. Il dispositivo resistente all'acqua, leggero e ricaricabile via USB, è collegato a un'applicazione dell'iPhone e si chiama Icon Smart Condom. Al di là dell'utilità nella prevenzione e nel monitoraggio sanitario, oggi sono oltre 120.000 le persone che convivono con l'HIV, ai quali se ne aggiungono ogni anno 4.000 e di questi il 60% viene alla luce in una fase tardiva dell'infezione. Gli esperti avvertono che Icon Smart Condom si preannuncia come il primo preservativo intelligente al mondo e l'ultimo possibile successo commerciale del settore dei gadget indossabili che monitorano il nostro stato di salute. E adesso cambiamo argomento e parliamo di comfort psicologico e autonomia, i vantaggi della telemedicina in oncologia. Fino a oggi gli studi avevano valutato l'uso della telemedicina in oncologia soprattutto dal punto di vista della fruibilità e dell'efficacia terapeutica. Uno studio britannico mette in luce il punto di vista dei pazienti. La telemedicina infatti può contribuire a rassicurare i pazienti oncologici e a rafforzare la propria autonomia. Secondo Anna Cox, autrice principale di questo studio, offrire consulenze in remoto ai pazienti affetti da cancro è estremamente efficace dal punto di vista psicologico perché consente una maggiore personalizzazione della terapia e non stravolge la quotidianità del paziente.